Fedez, matrimonio su Instagram, il desiderio di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni vuole sposarsi in diretta con Fedez. Chiara Ferragni, in seguito al compleanno del suo fidanzato Fedez, si è lasciata intervistare dal settimanale Glamour in cui ovviamente ha parlato del suo matrimonio con il rapper. Se giusto ieri nel numero di Chi di Alfonso Signorini un trafiletto annunciava che il desiderio della famosa coppia fosse quello di sposarsi a Cremona, città natale della fashion blogger, oggi Chiara ha annunciato sia la data approssimativa che la modalità del lieto evento. Chiara infatti vorrebbe recarsi all'altare tra giugno e settembre dell'anno prossimo, una volta che entrambi avranno terminato i rispettivi progetti lavorativi. Inoltre, la Ferragni ha ammesso testuali parole: "Il matrimonio sarà trasmesso minuto per minuto con i nostri followers". Insomma, il suo desiderio è quello di rendere partecipe tutte le persone che le hanno permesso di arrivare al punto in cui è ora, infatti la bionda influencer ha raggiunto tale traguardo sicuramente grazie alla sua determinazione, ma anche grazie a tutte quelle persone che hanno sempre creduto in lei e non l'hanno mai abbandonata, soprattutto durante gli inizi della sua gloriosa carriera. Fedez e Chiara Ferragni, matrimonio in diretta su Instagram, arriva anche la data? Chiara Ferragni ha poi continuato, parlando in generale delle donne. Precisamente, la fidanzata di Fedez ha affermato che le donne sono al centro del mondo per lei, non solo perché sono la maggioranza all'interno del suo team di lavoro, ma anche all'interno della sua famiglia. Oltre alla sua bellissima mamma, che raccomandava sempre alle figlie di essere autonome senza dipendere dal classico principe azzurro, vi sono infatti anche le sue sorelle, Valentina, la quale sulle orme di Chiara sta diventando piano piano anche lei un influencer, e Francesca, che è diventata dentista come il loro papà. Ritornando a parlare del matrimonio. Quali sono quindi gli indizi raccolti fino ad ora? La Ferragni sul social aveva ammesso di desiderare una cerimonia elegantissima, stile Ville Lumiere. Recentemente inoltre è stato reso noto che desiderio di Chiara era quello di sposarsi nella città in cui è nata, ovvero Cremona, durante la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Un evento blindatissimo, riservato soltanto ai familiari e agli amici più stretti. Tuttavia i fan della coppia non devono disperarsi in quanto intenzione della fashion blogger è quello di riprendere tutto l'evento con uno smartphone in modo da mostrare il lieto evento attraverso una diretta su Instagram.